Peppino è un riferimento importante e poi non manca mai a questi nostri raduni. Sono qui perché, come tutti voi, voglio manifestare il mio affetto fraterno, la mia stima e la solidarietà a Mimmo Lucano ed a quanti hanno lavorato al progetto suo di accoglienza. Mimmo Lucano è il compagno intelligente e generoso che in un tempo in cui in furia la propaganda becera di una destra fascista e razzista che fomenta l'odio verso lo straniero povero, che cerca di costruire divisioni tra i poveri nati in queste nostre terre e i poveri che arrivano da terre lontane, in un tempo in cui è mancata questa destra l'opposizione di una sinistra veramente democratica, popolare. In questo tempo difficile, Mimmo ha costruito in questo paese un progetto di accoglienza che ha suscitato interesse ed ammirazione in tante parti del mondo. L'ha costruito senza le fanfare e le predicazioni rivoluzionarie a fasulle. L'ha costruito con la semplicità, la genuinità. Gli è andato incontro a persone bisognose, che avevano bisogno di aiuto. Ha costruito con i suoi compagni un incontro con loro e poi ha pensato di mettere in relazione i loro bisogni con le opportunità e le risorse esistenti. Nel libro bellissimo nel quale è raccontata la sua storia, in una delle pagine più belle, Mimmo ricorda un'assemblea con i 200 profughi che sono sbarcati a Riace 25 anni or sono. Un'assemblea convocata con il vescovo Brigantini. In quell'assemblea un profugo curdo iraniano chiede la parola e dice: noi siamo un popolo in cammino, in cerca di liberazione. Questo è un paese di case senza persone, senza gente. Noi vogliamo solamente una casa. Questo potrebbe essere il nostro luogo. Dal giorno appresso Mimmo si mette al telefono e rintraccia i proprietari emigrati da lungo tempo, li rintraccia nei paesi dell'Europa ed anche in quelli di altri continenti lontani,
li rintraccia, parla con loro, ottiene il loro consenso e poi si rivolge alla banca etica, ottiene un prestito e incomincia a ristrutturare quella casa. Con il lavoro degli stessi migranti ristruttura quelle case e le apre al bisogno, alla povera gente, a quei migranti. E incomincia così a realizzare un progetto, quel progetto di cui ha parlato il mondo intero. E incomincia così a realizzare quel progetto che ha ripopolato Riace, che ha ripopolato Riace, ha fatto rinascere attività contadine ed artigianali che erano state ed abbiamo visto negozi nei quali lavoravano insieme ragazze profughe e ragazze di Riace. Si sono riaperte le scuole, l'asilo ha reso splendente, pulito questa città, questo paese. Vedete, noi siamo in una terra nella quale rimaniamo nell'immondizia e amministrazioni comunali, tante amministrazioni comunali, danno i loro soldi alla mafia, danno i loro soldi alla mafia e si accusa Mimmo Lucano di aver dato lavoro a due sventurati, a due poveracci, e di aver reso così pulito con pochi soldi il paese. Questo è già è l'eco di Riace. L'esempio di Riace poi trascina i paesi della Locride, molti paesi della Locride, della Calabria, dell'Italia, e diventa famoso nel mondo. Famoso nel mondo. Gli intellettuali parlano. Quegli intellettuali che sentono l'erba prima che nasca, prima che spunti dal sottosuolo. Quegli intellettuali come Quint Wenders, che dice a Riace: io ho trovato la nuova utopia, altro che nella caduta del muro di Berlino, perché a Riace si costruisce l'unità tra la povera gente di ogni colore, quell'unità che può dare la sola forza per cambiare questo mondo infame, per cambiare uno stato delle cose governato da quanti? Per mantenere ricchezze inaudite, costringono nella povertà, nel bisogno, nella tragedia umana, miliardi di esseri umani. Ecco, Mimmo. E poi parlano le riviste di Mimmo, parlano le riviste, e Mimmo diventa uno dei personaggi più importanti per la rivista Fortuni. Vedete, quello ogni anno fa l'elenco delle persone più influenti, ed allora in quell'elenco, assieme ai nomi delle persone più ricche del mondo, assieme ai nomi degli uomini di cultura più famosi del mondo, assieme ai nomi dei capi delle nazioni più ricche e potenti del mondo, assieme a quei nomi compare quello di Mimmo Lucano. Il fatto suscita scalpore mondiale, suscita scalpore, e da tutti spunta la domanda: ma come mai tra queste persone il sindaco di un paese sperduto
il sindaco ed un paese squattrinati, poveri. Ecco, come mai? La risposta giusta, efficace, la dà Mimmo Lucano. Leggete quel libro, il fuorilegge, nella sua storia. La risposta la dà Mimmo Lucano quando dice: io mi sono reso conto che l'economia non è solo i soldi, la finanza. L'economia, quella più importante del profitto, più mobilitante del profitto, è la speranza. La speranza! La speranza che non è fatta però di parole, ma che è fatta di impegno. Quello che lui ha prodotto in questo paese. Non solo quello che ho detto prima, ma poi la ricerca dell'acqua nei terreni sottostanti e quindi l'acqua data gratuitamente alla povera gente, ai cittadini di Riace, ai migranti, la ricerca dell'acqua e tante altre cose che è riuscito a fare, Vedete, anche io quel giorno a Locri ho ascoltato la sentenza e sono rimasto allibito, impietrito. Ma il giorno appresso ho cercato di capire perché. Ma non tanto il perché di una sentenza, che è tanto abnorme, che sembra di essere compilata appunto per essere rovesciata, riformata, quella sentenza. Ma capire il perché dell'accanimento di tutti i livelli del potere pubblico contro Riace e contro Mimmo Lucano. Perché questo accanimento largo, vasto, forte contro Mimmo Lucano? Vedete, io l'ho trovato nel principio, che non è un principio solamente, è un principio della vita, ma vale anche per le relazioni umane, per le relazioni sociali, politiche. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Vedete, Mimmo, l'azione di Mimmo Lucano, l'esempio di Riace, era tanto positivo, ed è tanto positivo per la povera gente, per le classi lavoratrici, per chi vuole veramente questo mondo infame, questo stato delle cose. Ed è stato appunto questo stato delle cose che si è rivolto contro Mimmo. Non dobbiamo di convivenza e di pace tra i popoli del mondo potrà essere fermato, potrà avere deviazioni, funzioni, pause, ma è un cammino che alla fine vincerà, vinceranno le classi lavoratrici, vincerà il pensiero e la lotta di Mimmo Lucano e del popolo di Riace.